intorno, 12:33, chiede ai cinque consiglieri a testa della loro presenza, chiede a tutti sia i consiglieri che ai partecipanti gentilmente di prestare anche il consenso alla videoregistrazione della seduta. Buongiorno Arcoleo, presente a consento. Buongiorno Susino, presente a consento. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Chiedo gentilmente al presidente Rapp di aderire alla videoregistrazione e consentirla, appunto perché abbiamo questa prassi per poi mandarla in differita su YouTube come commissione. Quindi se ci può dare l'autorizzazione. Ok, senz'altro. Grazie Va Presidente. bene, ha avuto l'intenzione. Prego. Allora, intanto la ringraziamo perché so che in queste settimane, ci sono state settimane calde e impegnative per lei, la ringraziamo per la sua presenza, abbiamo visto anche qualche comunicato stampa importante. Noi l'abbiamo chiamata perché intanto è prassi consolidata che la Commissione quando praticamente ci sono nuovi presidenti o assessori li convoca anche per un fatto di conoscenza dei consiglieri e anche per la prospettiva legata a quello che quella nuova figura vuole dare in prima, diciamo, nel percorso che farà insieme all'amministrazione comunale. E quindi, siccome io la conosco, so che è persona competente, impegnata, è stata in tutti gli anni della sua carriera, volevo darle la possibilità anche di, diciamo, di dare la prospettiva a questa commissione di quali sono le sue idee, cosa vuole mettere in campo e quali saranno quelle, diciamo, nel breve termine, in modo tale da darci anche uno scenario generale di quelle che saranno i prossimi mesi di RAP. Quindi le do la parola, prego, Presidente. Ok, buongiorno di nuovo, mi sentite tutti? Ok, Sì, la sentiamo. allora, Sì, assolutamente. No, è... ok, grazie. no, c'era lui, avevo passato il Come... signore. Ci siamo? Ok. Allora, così come diciamo la conferenza stampa di ieri, riconfermo, ribadisco i contenuti, diciamo, ridotti proprio all'estrema sintesi. Dicevo ieri che la RAP è un'azienda fragile, lo confermo. Ho fatto un esempio calcistico, c'è cioè una squadra con 11 giocatori e una panchina, nulla. Questo comporta che se ad esempio c'è una qualche, come dire, c'è una qualche defiance, in certe categorie di operai, e in certi, contesti, questo determina che un qualche itinerario quella notte, per esempio, non viene, sufficientemente ripulito perché i rifiuti rimangono per strada. Questo è quello che è successo, ma io non voglio assolutamente puntare il dito contro nessuno. Significherebbe a questo punto dover andare indietro di 20-30 anni e cominciare a recitare una litania che non riguarda RAP piuttosto che AMIA, piuttosto che Enel, da dove vengo, dove sono stato 20 anni, o qualunque altra azienda. Diciamo che cose del genere normalmente non mi è capitato di vederle, guarda caso, nelle aziende private. Ma nelle aziende pubbliche le microassenze è un fatto abbastanza frequente. Certo, quando mi vanno due o tre autisti in malattia, è ovvio che a quel punto l'autocompattatore non esce. Indipendentemente da questo, sono che comunque che sono dettagli, perché resta il fatto che su 1100 operai avere 10 assenze per malattia la sera del campionato europeo non è certamente questa gran cosa come è apparso su tanti quotidiani sino a stamattina. Una televisione mi ha chiesto notizia, insomma, ho precisato che mi pare una esagerata cassa di risonanza per un fenomeno certamente molto marginale. Andiamo all'emergenza rifiuti, che è la cosa più importante. Tutta una serie di concause hanno determinato questa emergenza. Sono concause, diciamo, in parte interna, c'è anche qualche filo, qualche, come dire, accessorio esterno. Certo, è indubbio che nel giro degli autocompattatori, nel momento in cui si dovessero intruppare, per esempio sul Ponte Corleone, è ovvio che c'è qualche ritardo. Se dovesse capitare che, per esempio, c'è un giro pubblicitario, facciamo conto di Red Bull, anche là rimane inguaiato,
E ovviamente questo comporta un certo ritardo. Cos'è il ritardo per RAP? Anche solo 500 tonnellate, cioè la metà di quelli che sono i rifiuti che noi raccogliamo ogni giorno, crea un problema, perché, ripeto, non è che abbiamo una panchina corta, abbiamo una panchina nulla. Allora, a questo punto devo andare a riprogrammare tutto, ma ho problemi di mezzi da una parte e problemi di autisti dall'altra parte. Quindi è ovvio che la fragilità dell'azienda viene fuori al minimo, al primo incidente, al minimo incidente. Che cosa bisogna fare per cercare di cambiare la realtà? E che cosa intendo fare io? Comincio con il dire come riferimento che nel 2013, quando sorge il RAP, c'erano 700 operai in più rispetto ad oggi. Ai tempi erano qualcosa come 2.400 e spiccioli, noi oggi siamo poco meno di 1.700. E i servizi sono leggermente aumentati se confronto l'attuale carico con quello che era il carico del tempo. E quindi è indubbio che mi servono risorse. Andiamo ai mezzi. L'incidente di percorso dei rifiuti per la città è stato determinato anche da problemi afferenti i mezzi guasti. Avere il 25% degli autocompattatori guasti e avere il 75% delle spazzatrici guaste, come ho dovuto, ahimè, constatare in questi pochi giorni, in queste poche settimane che sono qua, non ci aiuta a fare un lavoro egregio, non ci aiuta ad avere una bella immagine nei confronti del mondo esterno, che poi il mondo esterno è la città di Palermo, cioè praticamente i datori di lavoro di RAP, perché i soldi li dà il comune, sì, ma siccome sono soldi della Tari, alla fine ogni cittadino che paga la Tari è praticamente un azionista di questa RAP SPA. Allora, perché noi abbiamo avuto questo accumulo di mezzi guasti? Perché le mega officine che storicamente ci hanno supportato nelle attività di manutenzione sono finite in interdittiva antimafia. L'interdittiva antimafia, nonostante abbiamo ottenuto al te tempo con vecchia gestione, quindi parlo di Norata, ha avuto una serie di deroghe, però un'azienda che è in interdittiva antimafia, ovviamente se prima faceva 1.000 autoveicoli, bontà sua del prefetto, ne può fare infinitamente meno. Questo ha creato tutto un accumulo di mezzi guasti. Per cui quando poi è stata fatta la nuova gara, mancando le due mega aziende, le due mega officine di cui è l'interdittiva antimafia, le altre presenti sul territorio, devo dire che non sono il massimo della vita, è gente che materialmente ha problemi, come dire, di fare per esempio un prestito alla banca per potenziarsi, quindi ovviamente l'impatto non è stato un impatto violento, ma andiamo piano piano avanti, nel senso che non sono delle officine che possono prendere tutto quanto all'arretrato, ma bisogna andare per gradi. Ovviamente il programma che ci siamo dati già ha consentito dei primi risultati. Il 25% degli autocompattatori guasti oggi è il 15%. Per fine mese probabilmente arriveremo al 5%, all'8%. Le spazzatrici, che secondo me sono la cosa più, onestamente, come dire, più sgradevole, devo dire, per quello che mi riguarda, perché non puoi arrivare ad avere il 75% di spazzatrici guaste e poi tutte assieme dire: ah, perbacco, sono guaste. Queste, in questo momento, il 75% che ho trovato è rientrato al 45%, ovviamente non basta. Io ritengo che per fine luglio, primissimi di agosto, dovremmo avere un parco macchine sufficientemente, decentemente in servizio. Abbiamo ovviamente altri mezzi da andare a comprare correlati all'espansione della raccolta differenziata. Il sindaco ci ha detto che la raccolta differenziata, che oggi coinvolge circa 200.000 abitanti su 670.000 abitanti, bisogna espanderla d'amblè all'intera città. E al riguardo noi attingeremmo, per tutta quella che è la componentistica che serve, a certi fondi europei, dal cosiddetto PON Metro, sono circa 40 milioni, più 8 milioni sempre da PON Metro per fare
fare a bello lampo l'impianto di trattamento degli ingombranti, ma è evidente che i problemi della espansione della raccolta differenziata si risolvono col personale, oltre che con i mezzi, perché il mezzo può stare tranquillamente fermo in garage se non c'è nessuno che sta a bordo. E quindi arriviamo a questo punto al personale. Noi, anche solo rispetto all'anno scorso, oggi siamo 100 in meno. I nostri autisti oggi sono 40 in meno rispetto a 2 anni fa, e questa è una cosa abbastanza critica, soprattutto se considero che a questi 40 devo sommarne 27 che sono in idonei. Ho trovato 120 in idonei. Abbiamo avviato una campagna di verifica che questa gente in idonea probabilmente magari adesso è guarita. Già per esempio di questi 27 autisti, 10 sarà la vicinanza al Festino, a Santa Rosalia, diciamo che improvvisamente sono guariti. Ovviamente questo mi ha tirato fuori, dopo che l'ho detto ieri, tutta una serie di articoli contro di me da parte di medici di vario tipo, perché dice che io li piglio per i fondelli, però tant'è che se c'è una persona che 2 o 3 anni fa viene dichiarata inidonea e oggi è idoneo, voglio dire, c'è qualcosa che gira strano, ma non devo entrare nel merito di questo, non ci interessa. Allora, autisti, l'azienda cosa ha fatto? Intanto ha trovato degli operai disposti a, in quanto dotati di patentino, a fare da autista, ancorché non erano inquadrati contrattualmente come autisti. A queste persone si erano dotate di tasca loro di un certo patentino che si chiama CQC, quelli che avevano il patentino non ancora scaduti li abbiamo utilizzati per sopperire a queste mancanze, depauperando ulteriormente il bacino ovviamente degli operai. Altri autisti dovrebbero avere questo patentino entro fine luglio, per cui a fine luglio dei 40 oggi in meno rispetto al dicembre, se non ricordo male, del 2019, complessivamente tra queste persone alle quali stiamo rinnovando il patentino a spese nostre, più le persone che invece hanno fatto il corso o stanno facendo il corso e avranno il patentino di qua a qualche giorno, dovremmo riuscire a recuperare quota parte di quella che è la nostra necessità, sempre ripeto, a differenziata bloccata ad oggi, cioè di 200.000 abitanti su 670. Quindi il nostro fabbisogno, che a ottobre del 2019 è stato avallato dall'amministrazione comunale e dal consiglio, dove si parla di 150-152 dipendenti, di cui 43 autisti, ecco, io il concorso per autisti lo faccio questo luglio, ovviamente avrò un tempo di ritorno che non sarà immediatissimo, se faccio il bando a luglio non avrò questi autisti ad agosto, però è evidente che mi serve avere questo bacino di autisti in vista del lancio di questa raccolta differenziata No Limits. Bene. E andiamo al nocciolo duro. Ma quando c'hai tutti questi autisti, intanto come fai a traghettare dalla situazione attuale a una situazione futura? Ho detto ieri che sto valutando l'idea degli interinali, e al riguardo, siccome io non ho questa esperienza e invece avevo letto sui quotidiani, perché sino a un mese fa ero un pacifico, tranquillo cittadino in pensione, quindi avevo il tempo di leggermi i quotidiani, che questa esperienza l'ha fatta Amat, abbiamo preso contatti con Amat, ci siamo fatti dare un po' di materiale, quindi contiamo di traghettare la situazione attuale un poco fracca a una situazione, come dire, di regime, con questi 43 autisti già approvati con la delibera comunale del 2019, facendo ricorso agli interinali. Ma ovviamente quando io tiro fuori questi autisti che ho detto poc'anzi, io alla mia lacuna di operai ne sommo un'altra, perché se sono 25, se sono 27 questi attuali operai che mi diventano autisti, ai 100 che mi mancano rispetto all'anno scorso ce ne sommo 27. Certo, non mi voglio confrontare con il 2013, cioè quando qua
c'era Sergio Marino che aveva 700 persone in più, ma è ovvio che sto facendo di corsa il fabbisogno aziendale nuovo, che ovviamente deve sbarcare a livello di consiglio, perché a me servono non meno di 200 persone, non le 150 dette nel 2019 relative al 2019, ma chiaramente almeno 200, forse solo per il fatto che se oggi sono poche e domani con la raccolta differenziata, è ovvio che non bastano, i numeri vanno rivisti. Sulla differenziata voglio segnalare che io non c'ho qui i numeri che avevo ieri in conferenza stampa, ma credo che la raccolta indifferenziata fa capo a circa 210 persone, la raccolta differenziata fa capo a 270 persone. 270 persone per 200.000 abitanti in raccolta differenziata. Se la raccolta differenziata la espanda tutta quanta Palermo, vero che c'è la migrazione nel tempo dei 200 di differenziata, ma anche così ovviamente non basta. Questa è la logica che stiamo seguendo per rifare quello che è il nostro fabbisogno. Il fabbisogno ovviamente si coprirà con tutte quelle che sono, diciamo, le risorse che io riesco a recuperare in senso lato. Tendenzialmente non vorrei perdere l'occasione di ringiovanire l'azienda, che oggi ha un'età media di 52 anni e che per un'azienda praticamente di manovalanza è 52 anni, scusate, è l'età media degli operai, ed è tanta. Quindi io devo ringiovanire. Poi se ci sono, diciamo, tutta una serie di vicende sulle quali al momento preferisco non prendere posizione, relative a mobilità e quant'altro, queste sono cose che devo vedere attentamente e sulle quali non ho ancora deciso sul da farsi. Ovviamente ci sono degli impegni presi prima, ma insomma, voglio dire, nel momento in cui dalla rappa ne rispondo io ed eventuali rischi me li addosso io, anche fosse solo non sentirmi dire dalla Corte dei Conti un domani che sono stato un pessimo amministratore, è evidente che le cose mi devono convincere. Io ripeto, aziendalmente il mio obiettivo è devo ringiovanire l'azienda, quindi rinfoltire il personale, rinfoltire gli autisti e avere chiaramente quindi un turnover rapido, avere delle alternative, cioè devo riempire la panchina. Se Tizio, Caio e Sempronio improvvisamente sono malati, mica per questo deve rimanere la munnizza per strada, come oggi succede sistematicamente. Ieri, prima della conferenza stampa, giusto diciamo che vanno in malattia certi autisti, ripeto, è una cosa marginale, come ho precisato anche stamattina in una tele, non mi ricordo quale fosse, una cosa marginale non può diventare la cassa di risonanza di tutta una storia che riguarda dalla città di Palermo alla raccolta a Palermo. Però una cosa è sicura, diciamo che quando siamo in emergenza io dico che altre realtà, dico non perché insisto sempre su quello che è il mondo dal quale vengo, ma in Enel non è che se io c'ho il guasto e c'ho mezza città al buio di Palermo o di Catania o di Ragusa, se c'è la partita di Coppa, vediamo un attimino come finisce la partita e poi vengo ad aiutarti. Ok, bene, la stessa cosa, siccome stiamo parlando di un servizio pubblico, deve esistere in RAP. Se la cosa è poco chiara va ovviamente meglio precisata. E andiamo alla vera nota dolente, che in realtà è passata, diciamo, indenne da... in queste ultime settimane, perché ovviamente siccome nessuno di noi ha la finestra con vista su Bellolampo, è una cosa che non ci interessa più di tanto. Ed allora, la premessa è, noi siamo all'ultimo mese di autonomia della cosiddetta sesta vasca. Finita l'autonomia della sesta vasca, dovremmo poter andare alla settima vasca. La settima vasca, diciamo che in questo momento è ancora in fase di, come dire, completamento di quello che è il ritorno di gara. La settima vasca è a cura per conto della regione. La settima vasca, in quelle che sono le più rosse provisioni, in questo momento dovrebbe avere un primo lotto disponibile per l'abbancamento a dicembre. Siccome i miei pochi capelli fanno capire che è da circa 40 anni che lavoro, diciamo che queste promesse fatte a maggio, io chiaramente le prendo con le pinze, devo avere un minimo di autonomia. Quindi a me, in buona sostanza, serve autonomia sino a febbraio. Cioè significa che a me servono almeno 6 mesi di capacità di abbancamento. Significa per Palermo 150.000 tonnellate in soldi, tenuto conto che non ci sono più spazi disponibili in nessuna
in nessun posto, in nessuna discarica siciliana, significa mettere mano a sacchetta e spendere qualcosa come 45-50 milioni, stando alla campagna, chiamiamola campagna prezzi, fatta da RAP prima che io fossi qua, da SRR prima che io fossi qua e dalla regione frattanto che ero qua. Diciamo che meno di 300 euro tonnellata non si può spendere. 45 milioni che non c'ha la regione, che non c'ha il comune, che non c'ha la RAP. Quindi bisognava trovare una soluzione. La soluzione in realtà c'era ed era sotto il naso di tutti, ma evidentemente la gente forse guardava da un'altra parte. E quindi alla mia prima andata a Bellolampo ho visto che esisteva la possibilità di abbancare su una collinetta, non sapevo se questa collinetta era la seconda vasca, la terza vasca, la quinta vasca, non me ne fregava niente, era la terza bis. Da allora ad oggi abbiamo fatto un progettino, il progettino lo abbiamo completato ieri, già oggi è pronto per il deposito alla regione. Con la regione abbiamo dialogato in maniera molto proattiva in queste ultime 4 settimane, anche perché non dico che provengo dalla regione, ma insomma c'avevo tutta una serie di come dire, di conoscenze, nel senso di riferimenti lavorativi, mica altro. Quindi non devo andare a cercare per una certa cosa chi è il responsabile e quant'altro. Insomma, in buona sostanza, io ad agosto sono in grado di cominciare a bancare questa terza vasca bis, dopo che saranno fatti quei 4 lavori necessari per adattare il tutto. Non avremo quindi alcun extra costo nel 2021 e non avremo alcuna crisi di emergenza rifiuti nella città di Palermo per mancato sito dove andare a conferire. Quindi un po' quello che è successo a Palermo dopo che è entrata in servizio la sesta vasca, ma ahimè era già fatto il danno, perché i 23 milioni di extra costi ce le davamo già fumati, usando un termine molto tecnico. E questi 23 milioni costituiscono oggi un extra costo che il comune ovviamente ci riconosce, non ha mai detto che sono soldi che non ci spettano, ma tenuto conto che oramai da pochissimo tempo anche i rifiuti sono sotto l'egida dell'autorità. Prima l'autorità era solo per l'energia, poi anche per il gas, poi anche per il ciclo idrico e adesso anche per il ciclo dei rifiuti. Quindi in buona sostanza uno dei capisaldi delle 4-5 delibere che ha fatto l'autorità di recente è che il soggetto titolato a raccogliere, conferire rifiuti non deve andare in perdita e che i costi devono essere tutti quanti sostenuti attraverso la Tari. Quindi io mi aspetto che il PEF Tari 2020 prima o poi si dà, come dire, una logica, ma non è un fatto mio, non sono un politico, io dico solo è una cosa che è stabilita dall'autorità. Per chi non conosce l'autorità basta dire che il comitato dell'autorità è nominato dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, cioè non è qualcosa che è legato al Ministro Tizio, Caio Sempronio, diciamo che è un soggetto assai poco politico. La cosa fondamentale è che nel 2021 non avremo la riproposizione di questa grana per questa idea che in effetti era non soltanto un'idea, ma era una cosa reale. Quindi, avendo parlato della discarica, cioè siamo in grado di traghettare dalla fine della sesta sino all'avvio della settima senza problemi e senza aggravio per la collettività. Avendo parlato, c'era un signore che era, ho visto dal video un signore in, ah ecco, complimenti, ok, beato lui, ritengo che sia al mare. No, è la segretaria, perché la prendiamo da casa. Ok, e quindi allora, avendo chiarito la storia di Bellolampo, ripeto, non meno di 200 persone, questo è il mio piano di assunzioni. Nel traghettamento devo ricorrere a queste forme, diciamo, di, chiamiamolo di lavoro transitorio, cioè gli interinali. Non sarà il massimo della vita, lo capisco perfettamente, ma io non posso rischiare che ad agosto, perché certo la gente deve anche andare in ferie, in quella famosa squadra dove la panchina è a zero,
io devo poter evitare la riproposizione di una vicenda come quella che è successa in queste ultime 2 settimane, 1 settimana e mezzo, cioè è una cosa dove già che, voglio dire, l'insofferenza della collettività nei confronti di rap è, come dire, a momenti tangibile, tanto è esacerbata. Però è evidente che se poi la gente c'ha ragione, dico, non è che c'è, non c'è, come dire, scusa che basti, non c'è soluzione a venire che basti. Le cose vanno chiaramente anticipate. E questa è per certi versi una mia, come dire, responsabilità. Io avrei dovuto avere dei segnali che qualcosa non giravo. In realtà nel mio cruscotto questi segnali non sono arrivati, ecco perché dico la rap va rifondata, va riorganizzata in maniera sia sul campo sia anche qua in struttura. Non, il concetto di squadra probabilmente è ancora, diciamo, di là da venire e deve venire subito. Sul campo non è possibile, che com'è che io ho vissuto da cittadino fino a pochissimi mesi fa libero da impegni e vedo che viene il tizio che svuota il cestino, però i 4, 5, 6 sacchetti di munizia che sono appoggiati al tubo del cestino li lascia là perché non è compito suo. Lo stesso dicasi per quello che spazza, passa davanti al cestino pieno ma non gliene frega niente perché non è compito suo. Lo stesso dicasi per quello che va in una montagna di munizia, prende, siccome lui ha detto, agli ingombranti i materassi e tutto il resto lo lascia lì. Questa è una cosa che nel 2021 non esiste, secondo me, nelle migliori città che ci sono in Italia, e purtroppo Palermo non è tra queste. È un problema anche di concetto della dignità del lavoro. Io sono stato pochi giorni fa per certe mie vicende di lavoro che non avevano a che fare con la rap a Milano. Devo dire che praticamente alle 6 di mattina cominciavano a girare i mezzi con chi spazzava, chi aveva i soffioni per levare le foglie da sotto le macchine, chi puliva la strada con il getto d'acqua e con le spazzole, ma già erano passati quelli con i vari raccoglitori. Ma io dico, ma Milano è lo stesso che dire Italia, non è che ci sono due realtà diverse. Il problema è, sì, ma loro c'hanno soldi. Io non voglio entrare nel merito del perché a Milano c'hanno soldi, a Torino c'hanno soldi, a Genova c'hanno soldi, nelle città dell'Emilia c'hanno soldi e noi non li abbiamo, perché è una cosa che ci porta troppo lontano e non è mio compito. Però io lo so per quale motivo, loro c'hanno soldi e noi, una cosa che affonda le radici a circa 20 anni fa, all'incapacità nel lontano 1999 di certa gente da Napoli in giù che non ha capito in maniera miope cosa stava succedendo dapprima nel mondo dell'energia, parlo della liberalizzazione, e poi anche in altri contesti paralleli. Quella gente si è organizzata, ricordo la Moratti a Milano, ma lo stesso fece, mi pare che c'era Ciamparino a Torino, cioè nella liberalizzazione hanno comprato la rete dell'Enel di quei comuni, la rete dell'Enel da soldi, come la rete del metano oggi da soldi l'AMG, anche se lascia tutte le lampadine astutate, ma c'è il gas che gira per i tubi, c'è il cosiddetto corrispettivo in bolletta, quindi comunque si fanno i piccioli, tant'è che dei 30 milioni di fatturato 21-22 vanno in automatico col corrispettivo. E se questa cosa l'avessimo fatta a Palermo, per esempio, e al tempo non ci fu potenza divina, con tutto che era a capo della Sicilia, di Enel dico, e questo chiaramente adesso paghiamo le conseguenze, perché quello ci avrebbe dato soldi, avremmo già estinto il debito e oggi avremmo tanto grasso che cola. Allora, indipendentemente se serve una holding oppure no, tutti gli altri sono organizzati a holding. Io non voglio prendere parola perché non è argomento tecnico, è argomento politico. Tecnicamente la risposta però si intuisce. Se io ho un aggregato di gente, c'è uno che è portatore sano di soldi, tutti gli altri stanno meglio. Ma se io faccio degli aggregati semplicemente per spalmare i capitali interamente versati, non ho fatto nulla, ok? Noi abbiamo 3 milioni di capitale interamente versato, pochissimo, per 1.700 persone. Proprio non mi consentono di dialogare, per esempio, con Cassa Depositi e Prestiti. Stiamo capitalizzando, è una delle tante cose che voglio fare. Nel momento in cui mi chiudo con la curatela del fallimento Amia, un accordo, sono 6 anni di tela di Penelope, oggi cucio e stanotte scucio, e appena io c'ho questo io avrò, diciamo, la possibilità, e ovviamente per me deve essere un incameramento a titolo gratuito, mi posso caricare chiaramente lo smaltimento del percolato, ci mancherebbe, da oggi a seguire,
ma io ci avrò a questo punto una bella proprietà che assieme a Piazzetta Cairoli mi consente intanto di avere 25-30 milioni di capitale interamente versato, chiaramente di tipo strumentale, ma almeno evitiamo questa ridicolaggine. Io vedo che AMG c'ha 100 milioni e sono 300, noi siamo 1700. Campiamo di trasferimenti dal comune, perché campiamo di tari, però alla fine il nostro fatturato è 140 milioni circa e poi abbiamo 3 milioni. Dice sì, ma vieni da un fallimento. E vabbè, ma il fallimento è di 10 anni fa, mica dobbiamo sempre dire veniamo da un fallimento. È come la gente che dice sì, ma è stato il precedente governo. E vabbè, e poi che si fa? Si continua a dire il precedente governo, la precedente amministrazione. Non mi voglio spingere oltre, perché altrimenti voglio dire vengo tacciato di atteggiamenti che non mi appartengono. Io sono qui solo perché sono un manager dato in prestito a titolo gratuito al comune di Palermo e per la mia città, ecco perché ho accettato. Io ho fatto solo una condizione, cioè voglio vedere i bilanci prima di accettare, e a quel punto ho capito che potevo accettare. Io avrei finito. Presidente, sei stato esaustivo. Io credo che anche nell'impostazione c'era una nuova visione più manageriale rispetto a quella che fino ad oggi, devo dire, ho visto nei tuoi predecessori. Capisco che tutto quello che ci racconti non sarà facile da mettere in piedi in tempi brevi. Una sola domanda, poi ti lascio andare, perché tra l'altro abbiamo pure il Consiglio Comunale. Okay. Nella condizione c'era quella famosa pendenza del passaggio interaziendale dei famosi reset. Sì. Nelle more, diciamo, che io comprendo perfettamente la condizione che tu hai l'urgenza e l'esigenza di assumere per non avere la spazzatura d'agosto a Palermo, chiaro. Sì. La condizione però su questi famosi reset non potrebbe essere fatto un'azione, un inizio di percorso, o anche per una parte, diciamo, dando, okay, dando un segnale al fatto che si voglia comunque dare un proseguo a quello che era iniziato? Presidente, io voglio rispondere a tutti voi nella maniera più trasparente possibile, indipendentemente da tutto quello che è stato detto o che è stato, come dire, esternato alla stampa, anche un intervento di ieri di un consigliere comunale, peraltro dipendente della RAP, a margine della mia conferenza stampa. Io dico questo: io ho in questo momento un consiglio di amministrazione di appena 2 anni fa che blocca tutto. Io ho un parere dei revisori, del collegio dei sindaci, che paventa la inopportunità di andare avanti. C'ho un parere di un legale esterno che paventa l'inopportunità di andare avanti. Io, da parte mia, siccome capisco certe logiche, ok, ho detto intanto io mi potenzio, nel senso che anziché andare dall'avvocato Pinco Pallino, dico con tanto di cappello all'avvocato che già ha rappresentato il suo parere, che peraltro conosco da una trentina d'anni, io mi appoggio a quello che è il luminare dei luminari che ci sono in Sicilia. Oggi ha posto il quesito, tra un giorno e l'altro mi arriva il parere, che io devo capire intanto da un punto di vista di legittimità realmente come sono messo. Ho detto poc'anzi, io non posso invecchiare la mia azienda più vecchia di quant'è, quindi non è che io risolvo niente quando prendo certa gente la cui età media è abbastanza più alta dell'età media degli operai di RAP. Però è pur vero che non esiste semplicemente la raccolta, per esempio, dove siamo in affanno, perché esiste per esempio lo spazzamento e lo svuotamento di cestini. Io non vorrei che passasse il concetto che una persona che ha 50 anni praticamente è un peso. Una persona che ha 50 anni ancora c'ha 17 anni di lavoro, è ovvio che vanno a questo punto, come dire, accompagnati su un percorso lavorativo chiaramente non impegnativo da un punto di vista fisico. Allora, sono 98 persone, queste 98 persone, di queste una fetta enorme c'ha un'età che oscilla dai 55 ai 65. Potrei utilizzare quota parte per lo spazzamento. Devo risolvere prima un problema di categoria, perché
quelli che sono entrati in una categoria, direi impropria, ma non è inutile che metta a fare il bastian contrario su quello che è successo. Io non voglio guidare guardando lo specchietto retrovisore, se no vado a sbattere, devo guardare avanti, guardando il parabrezza. La categoria, quindi devo chiaramente chiamarmi queste persone, ipotizzando che mi arriva un parere favorevole, mi chiamo queste persone, vedo chi è disposto a prendersi la categoria degli altri, che è la categoria J, secondo questo contratto collettivo nazionale di lavoro, dopodiché tra questi, ovviamente si va a visita medica, e dopodiché è ovvio che devo un attimino capire quelli che sono i margini di movimento. Io penso che non posso ragionare di età, perché altrimenti andava messo nel bando. Se nel bando non parli di età e quindi è aperta a tutti, in teoria anche uno che ha 6 mesi dalla pensione, se in quella graduatoria dovrebbe entrare. Ma ripeto, non posso sentirmi dire dalla Corte dei Conti tra 1 anno, 2 anni, 3 anni, quando sono per i fatti miei improvvisamente. Ti ricordi quando eri alla RAP? Ecco, tu hai fatto la stronzata del secolo, hai invecchiato di 5 anni l'età media della RAP. Devo cercare di ottemperare a tante necessità. Quindi per me che la reset possa avere un minimo di respiro potrebbe essere una cosa logica, basta che il respiro non manchi a me. Risolvere qualche problema anche di, come dire, qualche problema per me impellente, cioè io ho, non dica sai, anche lo spazzamento, io sullo spazzamento ho 240 persone, ma per una città, per un comune come Palermo è poco, tant'è che lo vediamo, anche il fogliame che c'è in giro, ancorché dalle statistiche che ho tirato fuori ieri in vista della conferenza stampa, tutti quanti gli sfalci dei primi 6 mesi dell'anno scorso valevano 19 tonnellate. Gli sfalci di questi primi 6 mesi valgono 350 tonnellate. Cioè è un giro di boa enorme. Ovviamente è l'onda lunga dell'accordo fatto con Reset, credo a valere da gennaio o da quelle parti. Però rimane il fatto che è un gran risultato. È ovvio che se io ho 350 tonnellate di sfalci, ma c'ho lo stesso la città invasa da foglie, fogliame, arbusti e questo e quella, è ovvio che quindi 240 persone non mi bastano. Infatti i cosiddetti percorsi sono ridotti al minimo indispensabile. Non è che posso dire, allora tu paghi la Tari e sei in una strada di pregio, allora ti scopo e ti levo, cioè scopo nel senso diciamo italiano del termine, per carità di Dio, e ti levo tutta quanta il fogliame. No, tu sei in periferia, hai pagato la Tari, me ne fotto, le foglie te le lascio. Ecco, dico soltanto questo e vi lascio, visto che dovete andare a Palazzo delle Aquile, da quello che ho capito. Roba di 20 anni fa, ricordo un momento in cui ero ai tempi all'Agrigento, il capo di Agrigento, andò via la luce in tutta la città. Bene, sono andato al centro ascolto per cercare di, per le manovre, per rimettere in funzione, e trovo uno di questi, noi li chiamavo impizzati, qua li chiamate inidonei, che da operaio era diventato uno messo al centro ascolto, e ci fa una signora, se non ci conviene ha staccato il gruppo elettrogeno. Ecco, per me deve vigere invece il concetto della centralità del cliente. In Enel era chi paga la bolletta, a Palermo è sia chi paga la Tari sia chi non la paga. Perché il fatto che poi il 50% non paga la Tari, questo è un problema che chiaramente coinvolge l'amministrazione comunale. Ma io Tari, cioè io Tarre non posso dire, perché io potrei fare un servizio migliore se tutti pagassero la Tari. No, perché la differenza me la dà il comune. Il comune si ingabbia e si indebita per via di quei signori, ma io i soldi ce li ho. Allora, se i soldi ce li ho e sono soldi buoni, perché devo dare un servizio non buono? Le cause ve le ho dette, i rimedi, come avrebbe detto Paolo Villaggio, io speriamo che me la cavo. Più di questo non saprei che dire. Grazie Presidente. Avremo modo sicuramente di discuterle. Assolutamente, prima o poi finirà. Se dannate call, ci si vede comunque deviso. Sì, okay. No, speriamo che per settembre si possa ritornare diciamo in presenza. Non sappiamo ancora. Okay. La ringraziamo per la sua disponibilità e anche chiarezza di espressione, diciamo, abbiamo capito un pochettino dove stiamo andando. Presidente, sì, io dico, so che non ci sono le condizioni oggi per... Riprendiamo assolutamente. La riprendiamo perché avrei alcune cose da dire al Presidente, dico, che ha detto che in qualche modo mi convincono, sotto un altro profilo non mi convincono, però al momento secondo me non ci sono le condizioni per discutere, perché altrimenti perderemo quei 5 minuti che abbiamo disponibili, quindi
ti prego di Assolutamente. riaggiornare. Col presidente vediamo nei prossimi giorni di rifissare un appuntamento. Ci Perfetto. riprogrammiamo, non è un problema. Gente, mi sa che sta partita la perdiamo, presidente. Io torno sul calcio, se la panchina rimane vuota la perdiamo, eh. E quindi Allora, non dobbiamo, noi, presidente, mi permette di dire che non dobbiamo poi riparliamo. sostituirlo. Siccome il tema è lungo e da affrontare in maniera più Solo una battuta figa, non dobbiamo stupirci se poi il sindaco di Palermo arriva terz'ultimo nella graduatoria nazionale nel sole 24 ore, perché sui rifiuti è chiaro che la questione dei rifiuti è un indice rilevante rispetto al posizionamento Ah della sì, però, città. collega Susino, però non possiamo fare la discussione sul presidente allora che è venuto 10 giorni fa un tassidiario, con tutto il rispetto. Io guardo al futuro, non guardo al passato, presidente. I miei Appunto, allora interventi diamo un periodo era diciamo, di ma utilizzo anche della macchina della RAM. consigliere Susino, noi abbiamo tutto il tempo di confrontarci, tutto il pregresso io me lo carico, io non ho problemi a caricarmelo e a rispondere del pregresso in termini manageriali, non politici, perché non faccio il politico. Quindi quello che è successo negli ultimi 20 anni, per esempio, io lo conosco tutto per filo e per segno, da comune cittadino e comunque, perché è vero che negli ultimi 25 anni ho fatto il dirigente d'azienda fuori dalla Sicilia. Ma la Sicilia l'ho sempre seguita perché è la mia città. A me quello che piace è fare in modo che noi non finiamo nel solito, come dire, slogan di Palermo, terz'ultima per via di Orlando. Certamente l'incidenza dei rifiuti non è marginale, lo capisco. Il problema è probabilmente cosa abbiamo fatto ad evitare questo. E non per me che sono arrivato 4 settimane fa. Ma sono disposto a parlarne, aperto a qualunque confronto. Sì, assolutamente, Presidente. Io ritengo perché mi pare che anche il consigliere Volante voleva dire qualcosa, però oggi non ci Allora, sono le condizioni, quindi io dovremmo credo che cortesemente dobbiamo aggiornarci. riprendere. Io sono qua, se volete continuiamo, se avete degli altri impegni noi ci riprogrammiamo. Allora, colleghi, siccome noi chiediamo gentilmente al Presidente di riprogrammarla anche prossima settimana, perché abbiamo consiglio e c'è un argomento importantissimo che dobbiamo chiudere, e già credo che il consiglio sia iniziato da 15 minuti. Quindi se noi riusciamo a Ok, organizzare con la bontà del Presidente per la prossima settimana. mandatemi una proposta dopo che avete stabilito come muovervi e io vi dico se già sono impegnato oppure no, ma tendenzialmente Perfetto. nella seconda metà della prossima settimana non dovremmo avere problemi. Mi inizia Perfetto. permettendo è Forza Italia, forse Io con me. ho la necessità di confrontarmi con il presidente, a cui auguro buon lavoro, però ho necessità di E allora proseguire. lo riprogrammiamo per la metà della prossima settimana, collega Ok, Po. va bene, D'accordo. aggiudicato. Grazie Presidente. Io Grazie a dichiaro chiusa la voi. seduta. Ok, Arrivederci. Grazie. arrivederci, buon lavoro. Sì, Presidente. Sì. Sì, no, volevo soltanto dire appunto che a parte di chiudere la seduta, che quindi si rinvia la lettura approvazione del Quindi per tutti e presente. due i verbali, quello l'ho firmato già ieri, quindi lo dobbiamo solo far vedere e questo lo approviamo domani. Arrivederci, io lascio la seduta. Arrivederci. E quindi anche la verifica appunto del verbale del fatto. Esatto, perfetto. Fatto. Arrivederci, ciao Liliana. Perfetto. 11 e 16. Buongiorno. Buongiorno, un attimo. Quindi, io non vedo perché sto scrivendo, quindi tutti 11 e 16 hanno abbandonato la seduta. Ci sono novità. No, tutti e 16. Aspetto, così interrompo lo Però io schermo. non ho le No, l'entrata è alle 10:33. Alle 10:33 si è aperta la seduta, alle 11 quindi alle 10:33 si è aperta, alle 11 16 si è chiusa. Ed erano tutti presenti? Sì, ora ne parliamo. Un attimo che chiudo la registrazione.